Per ora sicuramente sì, per ora sicuramente sì, poi dopo ne parleremo, se partirà Skriniar, se partirà De Vrij, allora chiaramente bisognerà fare qualcosa anche in difesa, bisognerà capire se arriveranno altre offerte per Dumfries, a quel punto si farebbe qualcosa anche sulle fasce, anche se di fatto sta per essere ufficializzato Bellanova, e poi là davanti c'è ancora la variante Dybala. Di certo l'Inter, possiamo andare a vedere la grafica mercato, ha preso a zero Onana, ha preso a zero Mkhitaryan, ha speso più di 10 milioni di euro per assicurarsi il centrocampista albanese dell'Empoli, ex Empoli, Aslani, ha avuto l'opportunità di accogliere Lukaku, quindi già contiamo 4 giocatori in azzurro, lo sapete, vuol dire che sono stati ufficializzati, non sono pochi rispetto a tutte le altre squadre. Bellanova è addirittura d'arrivo, Dybala, dopo ne parleremo, c'è in atto un derby con il Milan. Sulla sinistra Udoge era un'ipotesi, piano piano sta un po' calando come appetibilità, ma rimane un nome attenzionato dall'Inter. E poi ci sono Bremer e Milenkovic, al punto potrebbero arrivare entrambi, potrebbe arrivare solo uno, c'è da capire se partirà solo lo slovacco Skriniar o anche De Vrij, e dopo ci sono novità in merito. Poi parleremo ovviamente del mercato in uscita, però Michele, insomma, credo che in questo momento la palma della favorita torni sull'Inter, perché oggettivamente è quella che si è mossa, non so se meglio, ma sicuramente prima rispetto a tutte le altre. Infatti prima, siamo al 2 di luglio, quindi adesso ci sono ancora 2 mesi di mercato e ovviamente si muoveranno tutti, quindi il giudizio su favorite o griglie varie, dobbiamo aspettare tutti i movimenti. L'Inter è un po' oltre la metà del suo programma, perché come diceva Paolo ha preso questi 5 giocatori, adesso Bellanova sarà la prossima settimana per le visite mediche, mercoledì va in ritiro l'Inter, poi però per sbloccare la seconda e ultima parte di mercato serve l'uscita, perché l'Inter ha speso con delle formule anche un po' la famosa creatività che dice sempre Marotta, Aslani 4 adesso più 10 non in questo bilancio, Bellanova 3 adesso più 7 non in questo bilancio, Lukaku 8 per il prestito più bonus, Onana e Mkhitaryan sono a zero dal punto di vista del cartellino. Per andare dal Torino a trattare Bremer, che è bloccato, insomma, bloccato, diciamo l'Inter è stata la prima ad arrivare a parlare con lui, devi però fare un'offerta congrua. E va bene, magari Cairo potrà accettare questa formula con l'obbligo, quindi completare il pagamento nel secondo anno, però 25-30 minimo li devi offrire, l'Inter li vuole racimolare con le uscite. Poi parliamo anche delle uscite, adesso restiamo sulla definizione di favorita. L'ultima cosa, Darmian a sinistra, che si è dimostrato sempre un evento prezioso ed utile, diciamo i 4 al momento sono Dumfries, Bellanova, Gossens e Darmian. Certo. Gagliardini, Vice Barella, con Lukaku e Lautaro ci sono Dzeko e Correa e devono ancora uscire Sanchez e Pinamonti, in difesa Di Marco, D'Ambrosio, e Ranocchia abbiamo visto prima nel Monza, quindi lì c'è un altro che deve essere sostituito, al momento verrà convocato Van Hoijsden in ritiro, che però verrà valutato da Inzaghi e non si può escludere un prestito di nuovo per lui. Marcello, torna a essere favorita l'Inter secondo te, soprattutto alla luce del colpo Lukaku, che oggettivamente è stato un po' il titolo dell'ultima settimana che ci stiamo mettendo alle spalle? Non è che compri Lukaku e vinto lo scudetto, bisogna sempre vedere come Lukaku riesce a integrarsi in una squadra, conosce alcuni compagni, conosce il compagno di attacco che è Lautaro, ha fatto molto bene, non conosce bene l'allenatore è un'altra cosa rispetto a Conte che l'aveva allenato, quindi bisogna vedere se si adatta, poi sai dire è favorita, vediamo al 10 di agosto quando ci saremo ai blocchi per partire col nuovo campionato come saranno composte le rose. Dire adesso che l'Inter è favorita, certo l'Inter ha ripreso comunque un ottimo attaccante, ha fatto anche dei buoni movimenti, quindi sicuramente si sta rafforzando, però poi non abbiamo ancora visto bene il Milan cosa farà, aspettiamo prima di dare la palma di favorita, secondo me è troppo presto al 2 di luglio. Troppo presto o è favorita, Furio? Sicuramente è nella griglia, è nelle prime 4, nelle prime 2. Però c'è da dire anche che un Inter che secondo me, non sempre per rovinare i sogni del mio amico Borrelli, parte ancora una volta con questo. No, ma io glielo rovino strada facendo. Il problema è che si parte ancora con un dubbio, con un'incertezza, con una non verità in porta, perché se tu prendi Onana non dovevi rinnovare ad Handanovic, perché si sa benissimo che se Handanovic resta probabilmente inizia lui. E io perché metto i puntini sul portiere? Perché
una delle tante differenze fra Inter e Milan è stato proprio il portiere, lo dicono i fatti. Addirittura anche il portiere di riserva, perché Tatarusano para un rigore nel derby e invece soprattutto il portiere di riserva. Esatto. Quindi, capisci, mi sembra da questo punto di vista incompleta o quantomeno un po' farraginosa. Hanno fatto la loro scelta sul portiere, hanno preso un portiere che, diciamo, sì, il dubbio principale sono stati quei 9 mesi di squalifica e il post quando è tornato, perché quando torni da un lungo periodo non ha fatto, diciamo, ha avuto alti e bassi. Però la sua carriera, per quelli che pensano, no, parlano di giovane, 26 anni, ha fatto prima la cantera del Barcellona, poi ha fatto 6 anni di Ajax, la semifinale con De Ligt, l'Ajax che eliminò la Juve, la finale con l'Ajax contro il Manchester United di Mourinho. Cioè, ha un certo, diciamo, una certa esperienza internazionale. È quello che ti sto dicendo. No, dico, tu hai io dubbi invece sulla bravura del... No, io ho dei dubbi sul fatto che giochi ancora Handanovic. No, l'allenatore ha due portieri. L'Inter, visto che c'è stato anche quest'anno non positivo per Onana, da dopo due anni che parliamo che Handanovic si è ridotto lo stipendio, è rimasto. Ma e ovviamente gioca Handanovic. E all'inizio non c'è una... Non mi dite, si alternano perché... No, però non si parte già con una risposta a questa domanda. All'inizio tu hai preso Onana... Fai giudicare a Inzaghi in allenamento. Ma adesso abbiamo già giudicato, parlo con rispetto, Handanovic in campionato, negli ultimi 3 campionati. Il tempo è a favore ovviamente del 26enne sul 38enne. Ma non è che il tempo è adesso, sono d'accordo. Ad agosto ci sono 4 giornate di campionato che già ti fanno... Se ti dovessi rispondere io alla domanda, io sono anche d'accordo con il ragionamento che hai fatto. Per me arriva Onana, è un portiere di esperienza internazionale, è reattivo, gioca anche con i piedi, cioè si deve solo inserire nel mese di preparazione, per me parte Onana. Però da quello che filtra dall'Inter non è così. Cioè, ci sarà una valutazione e si valuterà... Chi è il capitano? Il capitano è Handanovic. E poi giocare, aggiungo che Onana... Ma che fai? Hai preso Onana e lo lasci in panchina? No, però Onana potrebbe anche... Te l'ha detto, Onana togliere il posto ad Handanovic. Adesso è da capire, come dice Furio, non è un dettaglio, se nelle amichevoli dopo 2 mesi o dopo 1 anno. Nelle sue caratteristiche, poi c'è la modestia, perché ha detto sono uno fra i migliori portieri al mondo, sono bravissimo a giocare con i piedi. Quindi guarda che Onana è veramente... Onana è un po' la... Un estroso. È un po' come Maignan, è un giocatore innanzitutto di grande potenza. Reattivo, sì. Forse è un pochino meno agile, però è uno forte, cioè hanno già disegnato un murales a Milano con Eto'o, che è camerunese come lui, che lo incorona, gli mette la corona, è arrivato un nuovo re a Milano. Però voi fate il murales dopo 2 o 3 giorni di cancellate. Dopo 2 anni quello lì. Ma era quello che è stato cancellato per Lukaku e da un'altra parte. Loro fanno solo murales, basta. Sono divertenti. Tra l'altro dovrebbe prendere la numero 24. Ieri ha parlato per la prima volta da interista. Maignan c'ha il 25. No, ma è come dici tu, cioè sono quei portieri, oggi siamo più abituati a vedere il portiere che va fuori aria, ecco, per esempio Handanovic invece è un po' più della vecchia scuola. Che te lo sto dicendo. Allora, siccome Tramontana giustamente ha detto che gli ultimi portieri dell'Inter, Giulio Cesar, Zenga, Toldo, Pagliuca, si sono sempre fermati, forse anche lo stesso Peruzzi, a quota 34 anni. Qua siamo a 38. Qui siamo a 38 e purtroppo si vedono i 38 anni. Mia domanda non era una provocazione. Gli interisti dicono... No, già dai tempi del primo Conte, 2 anni di Conte e 1 anno di Inzaghi, sono già 3 anni. Assolutamente. E questa era un'osservazione che mi sembra giusta fare perché, fra l'altro, sarai costretto, ma qui mi fermo, magari a dover cedere uno dei pezzi più forti, il pezzo più forte della difesa, che è Skriniar. Tra l'altro una curiosità su Onana, in questo momento è in vacanza con Lukaku e quindi sta già provando a creare. È andato a casa Lukaku. Ti do la parola subito, mi dai 2 minuti di tempo? Ugo, 2 minuti di tempo, continuiamo a parlare di Inter perché dovremo parlare poi anche del mercato in uscita e della questione Dybala, ce la teniamo tra un po' perché si profila un derby clamoroso di mercato Milan-Inter. Sapere anche la tua per come si è mossa questa Inter, il ritorno di Lukaku, cioè... Ti fa più paura l'Inter? Sicuramente sulla carta sta facendo una campagna acquisti strepitosa, però ho delle perplessità. La prima perplessità è quella di Lukaku, sicuramente, perché Inzaghi ha cercato di dare un'impronta diversa di quella che aveva dato Conte all'Inter.
Conte giocava in un modo dove cercava di recuperare 40 metri di campo in avanti, dare la palla a Lukaku, e Lukaku in grande forma faceva 40 metri di campo e spesso faceva gol o creava dei problemi alle squadre avversarie. Però era Lukaku di Conte, con 8 kg di meno. Io l'ho visto di Conte, Conti sei tu. Tu l'hai visto così ingrassato? Non mi sembra, Ugo. Dove l'hai? Conti, ti autociti, tu hai oggi detto Conti. Ma che sei anche sordo? No, l'anzianità ti ha fatto diventare sordo. È vero che ha detto Conti. Ma tu l'hai visto così ingrassato, Luca? Sì. No, ma lo dicono tutti. Io non l'ho sentita sta cosa, anche, per quello che te lo chiedo. Anche interisti sinceri che hanno voglia di dire la verità, non quelli falsi che sono bugiardi. Vabbè, comunque questo. No, ma poi tanto vorrei capire dove l'hanno visto. Mi fa, cioè, adesso ho la parola io, mi fai finire o no? Oh, guaglio, fammi finire. Guaglio. Ecco, hai capito? Poi l'arrivo di Lukaku porterà dei sacrifici alla squadra. Già si parla di uno o due difensori, ma già sì, solo sì, andranno... no, quello è un altro discorso. Cioè, certo. No, tu mi hai chiesto della campagna acquisti dell'Inter. Io ti ma facendo... è favorita l'Inter per lo scudetto? Così com'è no. Ok. No, assolutamente. Il Milan con un altro acquisto sicuramente è ancora la squadra da battere. E qua lo dico e qua lo ribadisco come lo dissi un anno fa, hai capito? Perché è la squadra giovane, è una squadra che ha ancora voglia di far bene, ci vogliono uno o due acquisti e uno di questi spero che sia tanto Dybala. Ma ne parleremo, Marcello, ma... mi pare di capire che la perplessità maggiore non sia tanto, cioè non sia soltanto che Lukaku torna dopo una stagione tanto negativa al Chelsea, ma come può inserirsi nel gioco dell'Inter di Inzaghi, perché in tanti dicono beh, però il miglior Lukaku, quello meraviglioso, straripante da 30 gol a stagione, aveva Conte. Con Inzaghi non è detto che renda la stessa maniera, cioè è un discrimine così importante questo, secondo te? Può essere decisivo? Certo, anche perché in campo non è che i calciatori fanno sempre quello che gli pare. A parte se ti chiami Maradona, se ti chiami Ronaldo, Messi, però quelli in campo fanno un po' quello che gli pare a loro. Ma in genere ci sono delle direttive, il modo di mettersi in campo. L'avevo detto anche già prima, vedo che anche Ugo lo ha ribadito. Sì, è un attaccante che fa gol, ha fatto gol, ha fatto un anno eccezionale con l'Inter, ha vinto lo scudetto con Antonio Conte che lo sfruttava in una certa maniera e gli ha permesso di fare tanti gol. E ha fatto la squadra per lui. Vediamo con Simone Inzaghi cosa succede. Però dall'altra parte invece c'è chi dice, no Michele, però per il livello del campionato italiano... Lukaku è uno che comunque gli equilibri li sposta. Sì, no, ma io ho un'obiezione sul discorso, cioè non è che Inzaghi gioca nella metà campo avversaria perché la sua filosofia rispetto all'Inter di Conte, hai capito? No, ma siccome se dici delle cavolate, no, le dici tu le cavolate, perché nell'estate in cui è arrivato Inzaghi c'era Lukaku e hanno provato due giorni, l'hanno tenuto in una stanza a dire ma come te ne vai, abbiamo fatto tutto il progetto su di te, cioè Inzaghi è stato costretto e l'ha ribadito tutto l'anno a modificare la filosofia di gioco, perché con Dzeko non poteva stare più basso e ripartire, doveva per forza cambiarla, e anzi l'abbiamo elogiato perché era riuscito a rimanere competitivo cambiando la filosofia. Adesso ha due piani che può diciamo portare avanti. L'Inter dell'anno scorso, perché Lukaku, se vedete i 64 gol nell'Inter, di ripartenza ne avrà fatti 7-8 o meno di 10 sicuro su 64, perché spalle alla porta, come dici tu, in Italia la fisicità la fa valere per gli inserimenti. Ma quando passi in vantaggio, tante volte l'Inter quest'anno è passato in vantaggio con la Lazio, col Milan, Bologna, tante partite che poi non ha chiuso. Invece adesso hai la possibilità, cioè tu fai il tuo gioco, poi ti puoi anche abbassare perché hai Lukaku che ti dà anche quella chance. Ma soprattutto, vi ricordate Inzaghi con Immobile che ha vinto la Scarpa d'Oro, Luis Alberto che gli faceva gli assist negli spazi? Come glieli faceva? Cioè nel campo aperto. Quindi vuol dire che Inzaghi ha già fatto vedere che anche quel gioco lo fa. Ma soprattutto lui quando se ne andò l'anno scorso disse... Ma chi è Luis Alberto nell'Inter? Vabbè, Calhanoglu. Più o meno quella è la posizione. Adesso c'è anche Mkhitaryan che oggi si è presentato, un altro che può dare il cambio. Luis Alberto è un fenomeno, io l'avrei voluto al Milan a gennaio. Sì, però per dire che gli allenatori, cioè non è che Inzaghi, lui disse l'anno scorso, l'ho avuto 15 giorni, non ho mai allenato un giocatore così
diciamo, forte. Ma sì, da quello che l'ho ma visto. Da, ma 15 giorni cosa ha capito di quel giocatore lì? Da, ma tutte le volte. Ah, ma perché Marcello, Inzaghi l'ha visto, certi occhi, sì, è stato 15 giorni, ma non avevo iniziato nemmeno la preparazione. Ma quando dai, c'è stata la possibilità? Quando l'ho visto, mamma mia, mi si sono illuminati Marcello, gli occhi, ho visto, la... mai visto un giocatore così. Quando c'è stata la possibilità di prendere Dybala e adesso la possibilità di prendere Lukaku, all'Inter, da Inzaghi a tutti, a parte il decreto crescita che ti costringeva ad accelerare su Lukaku, tutti hanno avuto in mente per le lacune dell'Inter di quest'anno la prima punta che attacca la profondità negli spazi da mettere a Franca a Lautaro. Lukaku. Un conto è Lukaku, un conto è Dybala, sono due giocatori che non c'entrano. Allora, fatto salvo che Lautaro è quello insostituibile. Tu mi hai parlato Lukaku, di Lukaku Lautaro e la coppia Dybala, che ha già giocato insieme. Sì, ma Dybala non ci azzecca con né come trequartista né con come seconda punta. Come alternativa ne parleremo, ma ti faccio sempre la solita domanda: Dybala, dopo aver fatto la panchina alla Juve, viene a fare la panchina all'Inter? No, la panchina, poi parleremo di Dybala. No, abbiate pazienza, sì, abbiate molta pazienza. Era un inciso. No, ripeto: il Belgio, ma anche quando ha giocato in altre partite, cioè Lukaku non è vero che gioca solo di ripartenza. Ripeto, andate a vedere: 64 gol, 95 presenze. Quasi tutti sono stati fatti con l'Inter che era nell'area di rigore e lui fa anche inserire, ha fatto 11 assist nell'ultima stagione, doppia come nel basket, certo. 24 gol fatti e 11 assist, e gli assist non li fa dall'area di rigore dell'Inter, li fa quando sei ma lì. Ma perché ha fallito con Tuchel? Spiegami perché ha fallito con Tuchel in un campionato tra l'altro che lui conosceva bene, perché c'è stato anni e anni, quindi non è che puoi dire sai il patto con la Premier. Loro, Marcello, hanno vinto la Coppa Campioni e giocavano con i tre Havertz, falso 9, Timo Werner, tutti questi, Mount, Ziyech, eccetera. Dice, per le partite contro le medie e le piccole ci può servire quello che scardina le difese, cioè noi non dobbiamo per forza fare solo quel tipo di gioco. Io dicevo già, è strano, cioè tu spendi 115 milioni per un piano B, alla fine, anche dal punto di vista umano e caratteriale, non si sono mai presi, come dicevate voi. Mi sembra che fosse un piano B. Lui è arrivato come piano A, poi è stato regredito a piano B. Piano B come alternativa tattica. Perché non funzionava. No, dico perché piano non B. Funzionava. Piano... No, giusto, no, ma io volevo solo capirlo, perché visto che tu la fai facile, che dice, ma no, Inzaghi l'aveva visto 15 giorni in allenamento, sì, aveva già capito tutto e quindi no, si integrerà perfettamente. Io non riesco a capire come abbia fatto questo Cristiano ad andare al Chelsea, la squadra campione d'Europa, a andare a giocare con Tuchel, uno dei migliori allenatori in questo momento. Lui ha bisogno, Marcello, e non capirci niente. È un carattere che ha bisogno di essere centrale, di essere leader nella squadra. Infatti anche in questi giorni ha raccontato che sono stati decisivi anche le telefonate con i compagni, cioè lui aveva sondato il terreno, lui vuole sentirsi non è mai stato a renderlo leader. Conte ha tirato fuori il meglio da lui, Conte, perché lo ha reso lui leader, ma Inzaghi è in grado di rendere leader Lukaku. Però Marcello, noi dobbiamo partire sempre dall'Italia, squadra, Michele, dobbiamo partire sempre dal postulato: Inzaghi ha perso uno scudetto. Inzaghi ha perso uno scudetto contro il Milan, il Milan, ecco, che proprio, l'aggravante vera è quella. Proprio partendo allora dallo scudetto perso, dalla prima amichevole, io ricordo l'anno scorso Inter Dinamo Kiev, e poi sono iniziate una serie di partite fino a gennaio, Roma Inter 0-3, diciamo è stato l'apice, in cui con Dzeko siamo arrivati a dire, però l'Inter adesso gioca molto meglio di prima, perché Dzeko... Ma poi non ha mantenuto... No, ma perché? Ma una stagione dura 8 mesi, una stagione ma hai dura ragione, mesi. Ma perché? Perché Dzeko, a tutto campo, trequartista, ha retto, fino alla metà di febbraio, poi non ha retto più. Ma era presumibile, 37 anni. Ma lo so, ma questo è il problema, mettici un Lukaku in più in quel motore di telaio, in quel telaio. Io ti ripeto, che va benissimo Lukaku... Però, ripeto, bisogna anche creare i presupposti perché Lukaku funzioni. Questo è sicuro. Però io ho anche scontato che Inzaghi con Lukaku funzionerà. Inzaghi ha avuto già problemi con quelli che ha avuto quest'anno, perché ha perso lo scudetto. Vabbè, ma non è che ha avuto problemi con il gruppo.
Il gruppo... Te l'ha detto anche Çalhanoğlu. Çalhanoğlu ha parlato delle sostituzioni nel derby perché dice, sono state decisive. Se perdi se perdi uno scudetto per due punti, l'hai perso per quello. Ogni episodio perché può essere stato decisivo. Perché tu, se avessi vinto, virtualmente avevi 10 punti di vantaggio sul Milan perché avevi ancora la famosa partita quello, contro il Bologna. Tutti gli episodi, quelle, quando lo perdi per due punti, sono tutti decisivi. Certo che sono decisivi. Non potete dire che Inzaghi non si è calato nel mondo Inter. No, non si è calato perché non è non ha capito che non poteva perdere lo scudetto contro il Milan. Ma come mai gli hanno rinnovato tutti contenti il contratto? Questo te ne accorgerai perché poi vedrai come andrà a finire. Lascia perdere, uno scudetto, è uno scudetto che pesa come un macigno. L'ho sempre detto, il problema del Milan è l'Inter, il problema dell'Inter è il Milan, perché se no non saremmo qua a parlare da decenni sempre se sei competitivo, una volta vinci, una volta perdi, devi essere tu hai perso lì. Un derby in una maniera clamorosa, infatti hai perso lo scudetto per quel derby, perché c'è tutto quella partita col Bologna sarebbe finita 1-1 se finisci Marcello, che poi volevo sentire anche Ezio che mi chiede la parola da un po', vai Marcello. No, velocissimo, ma anche lui ha appena detto, Michele, lui vuole sentirsi leader in questa squadra, Lukaku. Sì. Però quando facciamo lo stesso discorso per Dybala, no, Dybala deve fare il turnover. Lui deve, Lukaku arriva adesso dopo aver chiesto diverso. Scusa, torna, deve sentirsi leader, avere il posto fisso. L'altro deve fare il turnover. Non è uno. Dybala può essere un leader tecnico, ma non un leader caratteriale, non l'ha mai fatto il leader. Invece Lukaku rende quando lui lo compri a fare. Allora cosa lo compri a fare? Lo compri perché ti è un'arma in più. Vi tengo un po' sulle spine perché io vengo dalla tua. Io anch'io ho definito sempre Dybala, lo sa Morina, un orpello per la Juventus, mentre me lo facevo passare come un top player. Il tema Dybala sarà il cuore della nostra puntata. Vi tengo a sfrigolare ancora un po' perché poi vi racconteremo tutto. Perché prima abbiamo un altro argomento e lo facciamo dopo la pubblicità. Prima Ezio, vai. No, io mi aggiungo nella fila dei perplessi sul discorso Lukaku, no? Ovviamente Borrelli, perché lui vede sempre tutto rosa, tutto bello. Tutto il mondo ha parlato di capolavoro. Perfetto. Tu sei perplesso, ma siete bien. Capolavoro se parliamo dell'operazione. Però se prendi uno che dica perplessità, non è più capolavoro. Adesso, ma quel che il capolavoro è prendere Dybala a zero. No, stiamo parlando di Lukaku. Su quello che è il giocatore. Quindi, se sento dire, e tutti quanti voi avete detto che un giocatore si esprime alla grande quando ha la fiducia, quando sa di essere il leader, ma soprattutto quando ha un allenatore che l'ha voluto, l'ha cercato, l'ha fatto crescere, non sul piano fisico perché l'ha messo a stecchetto, quindi l'ha fatto dimagrire. Rucola come se piovesse. Esatto. Adesso c'è la curiosità, perché nel campionato italiano che Lukaku sia un bel giocatore sì, ma in un altro stile di gioco, in un altro modo di giocare, perché c'è una diversità enorme, me lo dici tu, fra il gioco di Inzaghi. Infatti ti ho detto la Lazio di Immobile, perché non mi rispondi su quello? La Lazio di Immobile non giocava come l'ultima Inter. Ma stai parlando di una squadra adesso, di seconda fascia. Esatto, stiamo parlando di Lukaku. Ha lottato per lo scudetto contro l'Inter. Immobile ha segnato 50 gol in 5 campionati. Ragazzi, la Lazio di Inzaghi batte l'Inter. Fate finire. Sono veramente curioso, e se poi devo rispondere anch'io alla tua domanda dell'Inter favorita. In questo momento, come abbiamo detto, è sicuramente la squadra che si è mossa meglio e prima, ma da lì ce ne passa, perché se la Juve conclude con Pogba e Di Maria e magari con qualche altro giocatore, perché si è mossa meglio? Dici che sei perplesso, non si è mossa meglio allora? Si è mossa meglio perché si è mossa prima. Ma che c'entra? Solo per quello. Se ti muovi male, ma ti ricordati, muovi prima. Ricordati che il calciomercato finisce il primo settembre. L'ho detto io per primo. E allora, no, ma tu stai dicendo, adesso, è contraddittorio dire che l'Inter si è mossa meglio se poi dici che Lukaku, che è l'operazione meglio, principale fatta, è perplessità. A tante altre che al momento sembrano un po' lì alla finestra. Continuiamo a parlare anche del mercato in uscita in casa Inter, perché l'Inter deve vendere, questo è assolutamente evidente. Chi, a quanto e a chi, ve lo spieghiamo tra un attimo. È un problema anche. È tanto bello il mercato in entrata, ma Zhang l'ho detto chiaramente, ragazzi, dobbiamo chiudere almeno con 60 milioni di euro di attivo. Certo, e Skriniar sicuramente contribuirà
verso questo obiettivo. Non solo perché, cioè, se Skriniar viene venduto, evidentemente viene comprato qualcun altro, quindi questi 60 milioni non si raggiungono. Poi l'Inter vuole anche fare tesoretto da altre cessioni, penso a Pinamonti su tutti. Però Skriniar è chiaro che è il pezzo pregiato, è il grande sacrificio dell'Inter di quest'anno dopo i due dell'anno scorso. Il Paris Saint-Germain è davvero a un passo da portare il difensore slovacco nella sua difesa. L'accordo totale tra Skriniar, appunto, e il Paris Saint-Germain è stato raggiunto. Si parla di 7 milioni e mezzo all'anno per un quadriennale più opzione per il quinto. D'altronde Skriniar è ancora abbastanza giovane, addirittura si parla di bonus per un totale di 8 milioni facilmente raggiungibili, che potrebbero arrivare addirittura a 9 milioni elargite allo slovacco qualora il Paris Saint-Germain dovesse addirittura trionfare in Champions League. La cifra però che interessa più i nostri amici a casa, i nostri amici interisti, è la cifra che arriverà nelle casse dell'Inter. È una cifra che si attesta quasi sui 70 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain pare che nelle prossime ore inoltrerà ufficialmente un'offerta all'Inter sui 67-68 milioni più bonus, difficilmente o facilmente raggiungibili, ora non ve lo sappiamo dire, però insomma siamo attorno ai 70 milioni, stiamo addirittura per toccare quella cifra. Che Skriniar vada dall'Inter, però che sia domani, dopodomani, tra una settimana, questo ve lo diamo per certo. E dall'Inghilterra invece c'è questa voce anche dello United, sì, su De Vrij, no? Sì, 30 anni De Vrij, scadenza 2023, era finito un po' in un limbo, no? L'Inter sembra non disposta a rinnovargli un contratto in scadenza tra un anno. Il giocatore non pareva avesse offerte di cessione, pareva e pare possa anche rimanere all'Inter per tutto l'anno con il contratto in scadenza, magari liberarsi l'anno prossimo a zero. Invece la voce che arriva dall'Inghilterra è che lo United, che come spesso accade a carenza in mezzo, di certo non eccelle come difensori centrali nell'ultimo periodo, stia sondando il terreno per il trentenne olandese, che è vero quest'anno non ha fatto una grande stagione, ma nelle precedenti aveva sempre offerto prestazioni di grande livello. Quale sia la cifra c'è difficile in questo momento dirlo, perché quello del Manchester per ora è poco più che un sondaggio, anche se l'interesse c'è. Pensiamo che tra i 15 e i 20 milioni di euro l'affare si possa fare. Quindi diciamo malcontati 85 milioni di euro per eventualmente Skriniar e De Vrij, che è un gran bell'incasso. Che significherebbe andare, fiondarsi, perché qui tutta sta diventando una questione di tempo tra Inter, Juve, tutte. Ne devi prendere tre però, Sì, è andato via Ranocchia. Sì, sarebbero due titolari su tre. Uno Milenkovic, che diciamo il prezzo sarebbe intorno ai 15 perché va in scadenza l'anno prossimo e già lui aveva avuto la promessa da commesso l'anno scorso. Però lì rischi l'asta con il Milan, quantomeno con il Milan. Sì, però il Milan sta cercando più un comprimario dietro. Cioè, a parte che l'Inter ha già parlato con il suo agente, sono praticamente d'accordo su tutto, anche sull'ingaggio. Però per l'Inter Milenkovic non è il primo rimane Bremer, quindi appena arriva all'incasso si deve sbloccare subito, perché anche la Juventus potrebbe vendere De Ligt, e se vende prima la Juventus dell'Inter si può fiondare la Juventus da Cairo e cambiano gli scenari se si inserisce una squadra. Quindi fin quando non si ha la certezza con Bremer, però prima Bremer, diciamo 30, diciamo anche di più, un po' di meno, un po' di più, modalità di pagamento, facciamo che l'Inter l'esborso subito è 25-30, poi Milenkovic sui 15, se si riuscisse a fare 90 tra De Vrij e Skriniar, significa che tu contemporaneamente hai preso i difensori, poi ovviamente ci deve essere l'amalgama, devi trovare la quadra, eccetera, tattica, c'è tecnica, tutto un reparto, ragazzi. Due terzi del reparto, ma dall'altro lato hai quasi raggiunto l'obiettivo economico, perché se gli metti anche Pinamonti e sono già andati via Di Gregorio, qualche altra operazione minore, hai quasi fatto già. Ma hai smantellato la difesa, però. Ho capito, hai smantellato, ma uno hai preso allora, il miglior difensore del campionato, vuoi Furio. Vincere lo scudetto dei bilanci, no, o lo scudetto Furio, vero? È collegato, devi raggiungere i due obiettivi. Quello l'ha già perso. Devi raggiungere i due obiettivi, la competitività, ma devi raggiungere questi obiettivi economici. Modo e modo per raggiungere. Vabbè, modo e modo, se prendi Bremer, cadi in piedi, scusa. Bremer ha detto che potrebbe andare nella Premier. Ma infatti qua stiamo dicendo, se prendi Bremer. Michele giustamente sottolinea il fattore tempo quanto può essere. Ma scusami, abbiamo passato l'intera primavera a dire che Bremer aveva già l'accordo con l'Inter. Un accordo sulla parola. Forse. No, ma che parola? Ma tu credi ancora alle parole, no, nel calcio? Infatti ti ho detto che non è ancora mano, fatta. Al caffè e all'acqua minerale. Bremer, mi avete detto per tre mesi che aveva l'accordo con l'Inter. Adesso e forse, e siamo al primo luglio. No, l'accordo con l'Inter di Bremer non serve a niente se non c'è l'accordo tra le tre parti. Sì, ma l'avete perso. Perché lo dovevate...
certo, ma ormai allora, notizia, penso il 2 luglio, no, mettiamo il nuovo Fedele, due punti, l'Inter ha perso Bremer, poi vediamo. Ma scusami, come tu mi hai detto che l'avevate già preso, io ti ho detto ma quando? Tu, fammi apprendere l'audio, l'ha già preso. Hai tutta la primavera. Ma dove? Bremer. Ma quando mai? Ah, qui sono stati più schemi per Bremer. Già preso io. Allora, se mi trovate l'audio in cui io dico che Bremer è già preso, cena pagata a vita. A vita. No, scusate. Allora, a vita. Non no, che capito, tu balle, hai però detto, non proprio attribuire agli altri le cose che hanno mai detto. Tutti quanti abbiamo letto sui giornali, sentito nelle televisioni e noi qui abbiamo sempre detto Bremer è indirizzato e per sull'autostrada Torino-Milano direzione Inter. L'abbiamo sempre detto. Ma con una postilla, l'Inter deve raggiungere l'accordo col Torino che non è un particolare. Ma la mia domanda era, l'abbiamo sempre detto? Sempre. Tu hai detto che comunque l'Inter aveva già raggiunto l'accordo col giocatore. E quello basta avanzava. No, il come prezzo basta? Era fissato a 25 milioni. Ma come basta? Forse 30, adesso siamo già a 50. Ma da quando nel mercato non... Ma tu l'hai detto, Michele. Ma non è vero. Abbiamo fatto delle intere trasmissioni con Bremer Inter, abbiamo fatto interi tabelloni, come si chiamano, con Bremer a destra, a sinistra, dappertutto l'abbiamo messo Bremer. Però Furio, io ho il dubbio che quando uno parla non si ascolta mai. Fatemi sentire, sta provando a intervenire Marcello, vai Marcello. No, ma poi Michele, non l'avrei detto tu, va bene, facciamo finta che tu non l'hai detto. No, non l'hai detto. Ma quante volte l'abbiamo sentito in questa trasmissione da parte degli interisti? Una marea. Io la cosa che ho sempre sentito, però, come diceva adesso Ezio, che l'Inter era in vantaggio, perché è normale che se tu blocchi il giocatore, nel senso, parli voi con ci il avevate giocatore. Detto che ormai eravate d'accordo, era che addirittura avete anche fissato il prezzo, avete detto no, c'è l'accordo, casa a Milano, sì, no, a Como, è andato a vedere, sì, a Como, già a Como è andato a vedere per le casse, è la notizia, però non ho capito, Furio, non ho capito perché è scatenato questo pandemonio, quando la premessa della notizia di Paolo, la premessa della discussione di Paolo è l'Inter sta per cedere Skriniar. Se è nella prossima settimana e la Juventus non cede stanotte, De Ligt domani notte, l'Inter resta ancora in vantaggio per Bremer. Quindi perché ti scateni nel dire che non lo prende? Perché era una cosa ormai certa. Ma questo non è mai stato. Ma scusa, certo, ma avete detto che allora Bremer ha fatto un favore a Cairo, era in scadenza di contratto, ha detto Cairo, se non vuoi perdermi a parametro a 15, zero, posso? Fammi il contratto certo. Che io poi, però io voglio andare all'Inter a 4 milioni, certo. 4 milioni. Io poi voglio andare era via, già tutto esatto. Concetto era io voglio andare via. Però, via. Allora, poi, dove? Non è che voleva andare al Monza o da un'altra in una parte, squadra voleva che andare Champions, all'Inter, ha detto ieri. Una, perfetto, è tutto con l'Inter, anche perché al Milan, di squadra alla in Juve. Champions ne va, non è il Milan, non è la Juve, può essere... O l'Inter, sì, l'Inter a dicembre, da. Cioè prima degli altri, si è mossa sul giocatore avendo un sì di massima. Siamo a luglio e non l'avete ancora presa. Ma certo che non l'ha ancora preso, se devi ancora vendere, come lo compri? Ho capito, ma di base. Ma perché tu hai preso già Botman, Sanchez, De Ketelaere, Ziyech e tutti gli altri? Abbiamo appena detto che l'Inter ha fatto 5 acquisti. Ma dovrai e poi dopo ti resta. Cioè l'Inter ha fatto 5 acquisti, gli altri ancora non si muovono. Diciamo che l'Inter è in ritardo di fronte all'evidenza dei fatti opposti. Non avete certezza nemmeno su chi è il portiere, immaginati, cioè su quattro ma giocatori. Ma scusa, ma nel blocco precedente non avevamo detto che l'Inter era favorito perché era davanti a tutti? Cioè adesso non l'ho detto, solo tu, ma tutto il mondo allora ha detto tu dici questo. Che io ti metto in bocca le cose e non ti metterle in bocca a me, scusa. No, ho capito, ma che ha fatto cinque operazioni, cinque in entrata, le ha fatte o no? Stiamo facendo un'analisi, non è un processo. Si è mossa prima, invece lui sta dicendo che è in ritardo. Su quattro giocatori della difesa, dici sicuro c'è solo Bastoni, non sai chi è il portiere. Come di sicuro? Scusa, aspetta, tu mi vuoi vendere Skriniar e De Vrij e non mi vuoi far comprare nessuno, questa è una tua fantasia però, l'Inter se cede compra, se non allora è sicuro che... Se vuoi venderli, non li hai venduti. È sicuro che vuoi vendere Skriniar e De Vrij? No, se arriva l'offerta irrinunciabile. Benissimo. Skriniar sicuro. Però Bremer, cioè può essere Milenkovic che è più avanti di Bremer, secondo me, verso l'Inter, perché lì ormai è praticamente... È più avanti. Che fra parentesi è un ottimo... Ma se l'Inter per Bremer si è mossa a dicembre, per Milenkovic un mese fa, sarà più avanti su quello che si è mossa a dicembre? Ma scusami, e allora ha parlato di Bremer, perché? Ha parlato di Bremer. Che deve incassare. Dovrebbe dire, vado in vacanza e poi mi vedrete quando torno. Ma chi, e saluta. Chi? Bremer. Deve dire? Bremer. Non mi sembra che abbia... Mentre prima era più sicuro e si diceva che fosse... Ma
lui ha parlato di Premier o lo sbenozzo? No, ha detto io voglio fare la Champions. Vuole fare la Champions. Tra le varie ipotesi c'era anche che ci potessero essere le squadre di Premier interessate a lui. Italia o estero? Va bene, vi siete riscaldati abbastanza. Quindi pensa te che dopo la pubblicità parliamo di Dybala e quindi lì veramente scateniamo l'inferno, perché Paolo Dybala è al centro di un potenziale derby di mercato Milan-Inter, ne succederanno di tutti i colori tra poco. Eccoci qui di nuovo insieme, allora siamo arrivati al tema caldo di questo sabato sera, Dybala, Dybala all'Inter o Dybala al Milan. Iniziamo a parlare, Paolo, del fronte Inter, perché è una trattativa che di fatto possiamo dire, scegli tu il termine, bloccata, congelata, non lo so come va definita questa cosa. Sì. Sì, sicuramente in stand-by, questo non c'è alcun dubbio per molti motivi. Ognuno ha le sue fonti, sinceramente non mi risulta che Inter e Dybala siano mai stati vicini a livello contrattuale. C'è sempre stata una distanza anche abbastanza cospicua ed effettivamente poi le cifre sono venute fuori. L'Inter elargirebbe 5 milioni più uno di bonus a Dybala, però quell'uno di bonus, che spesso è un bonus facilmente raggiungibile, sarebbe legato alle presenze in campo di Dybala. Evidentemente l'Inter, dopo il trascorso di Dybala a livello infortunistico, non si fida ciecamente delle condizioni fisiche del giocatore, quindi si vuole preservare, premurare a livello contrattuale. Questo ha fatto un po' stizzire Dybala anche a livello economico. A livello economico le parti, dicevo, sono distanti. È vero che l'Inter vuole Dybala, l'ha detto mille volte Marotta, Antun, procuratore del giocatore, si è presentato direttamente in sede, c'è stato un lungo colloquio con la dirigenza nerazzurra, ma per ora la quadra non è stata assolutamente trovata e la trattativa ha subito anche una brusca frenata con l'arrivo di Lukaku, che è stata un'occasione al volo che l'Inter ha voluto cogliere. Di fatto Dybala sarebbe venuto all'Inter da titolare, oggi non partirebbe titolare, perché ci viene facile pensare che Lukaku e Lautaro sarebbero la coppia a partire dall'inizio, quindi la trattativa è in stand-by. Poi c'è anche da dire che l'Inter deve sfoltire non poco il reparto offensivo, ha due attaccanti titolari, gioca con due attaccanti titolari, Inzaghi, ci viene da pensare che sarà ancora un quartetto, così come l'è stato l'anno scorso. Oggi contiamo Lukaku, Lautaro, Correa, Sanchez, Dzeko, quindi parliamo di 5 giocatori, ne dovrebbe vendere 2. Sanchez, ci viene facile pensare che prima o poi una quadra con una buona uscita la si possa trovare. Ma Dzeko, l'ingaggio che percepisce Dzeko, quale altra squadra glielo darebbe? Lui sarebbe disposto a rinunciarci? Correa ha pagato l'anno scorso 30 milioni, chi sarebbe disposto a investire su Correa? L'altro giorno il mattino parlava del Napoli, ma il Napoli non si avvicina secondo me neanche a 20 milioni di euro. Quindi è molto difficile sfoltire il reparto, ora colmo grazie all'arrivo di Lukaku. L'Inter Dybala lo prende se è un'occasione, a quanto mi risulta, non è una priorità, assolutamente no. Allora, facciamo un giro di tavolo veloce, rispondetemi solo con un sì o con un no. Parto da te, Paolo. Dybala alla fine andrà all'Inter? Paolo, parto da te. Ah, scusami, credo mi ero assentato, credo ti stessi riferendo agli ospiti. Sì o no, secco, Dybala alla fine va all'Inter? 51 no, 49 sì. Marcello? Guarda, ero certo fino a una settimana fa, adesso non lo sono più che vada all'Inter. Quindi sei più per il no. Furio, sì o no? No, non è che... No, secondo me l'Inter è ancora molto in corsa. Però mi sono fatto un'idea su Dybala, poi magari ne parliamo. Certo. No, perché non passa dalla panchina della Juve alla panchina dell'Inter. Al Milan avrebbe la maglia numero 10, penso che Diaz non avrà nulla da ridire. E sarebbe veramente un leader, un giocatore importante. Ezio, nella Juve non faceva la panchina, ma più l'infermeria. No. Però al momento, ogni giorno che passa, dico più no che sì. Più no che sì. Michele? Ho fatto a fare il nono marcatore della storia. Per sì me, no? Per me tra il 60 e il 70% ancora sul sì. Ugo? No. Ah, vedi, avevo chiesto un sì o no, e Ugo è rispettoso. Bravo, così è difficile dire. Così mi piace. Ma sono d'accordo, ma ha già fatto tanto. E sono d'accordo con Furio, perché è uno di quei giocatori che, siccome l'unica sua lacuna personale era quella di avere pochi attributi, secondo me il fatto via dalla Juve, non va all'Inter, al Milan con una maglia da titolare potrebbe... La maglia numero 10. Poi parliamo anche del fronte Milan. Adesso mi interessava capire sul discorso Inter, perché... Allora, che l'Inter abbia dovuto dare la precedenza a Lukaku per via del decreto crescita è evidente, o la chiudeva entro il 30 giugno, mentre invece gioco forza si sapeva che tutto sommato Dybala poteva anche aspettare un attimino, no? Non c'era fretta da questo punto di vista, con Lukaku invece è come se c'era fretta, c'era una necessità abbastanza impellente. Siamo rimasti a Orge Antun che va
in sede scende, dice incontro positivo, tutto ok, tutto a posto, però poi cala il silenzio. Tu giustamente, Michele, potrei dirmi, beh, non è che Marotta poteva essere in due posti contemporaneamente, a trattare con Lukaku e a trattare anche con Antun, questo è vero. La sensazione però è che adesso l'Inter dice, boh, ma sai che c'è, quasi quasi, io con Lukaku, con Lautaro e gli altri... Da quello che mi risulta, cioè, l'Inter, diciamo, si fa forte, nel senso che lì non è che c'è un buco da colmare, e c'è però la volontà di prenderlo Dybala, e ci sono continui contatti con lui, che aveva messo l'Inter al primo posto, anche perché se andiamo a vedere sul tavolo, poi all'unico parleremo dopo posto. Del Milan, no, ci sono state altre possibilità, però non all'altezza dell'Inter. No, ci sono state in Italia la Roma, all'estero, all'estero. Totti aspetta ancora di andare a Trigoria a bere un caffè, immaginaci se poi c'è la Roma, non conta, non è una squadra di calcio. Totti ha visto Dybala, ha visto Ronaldo. Conte, quando arrivò all'Inter, aveva la possibilità, l'offerta della Roma, e dell'Inter ha scelto l'Inter, tra la Roma e l'Inter. Qua Dybala anche perché fa la Champions, perché per mille motivi. Quindi diciamo che a me risulta, come diceva Marcello, che si va avanti, però l'Inter dice, come stavi dicendo tu Francesco, se io ti ho fatto un'offerta che magari da 5, anche 5 e mezzo più bonus, magari bonus da dividere. Poi dopo parliamo di questa cosa economica, perché c'è una situazione un po' particolare, sì, che riguarda soprattutto Dybala, le commissioni sono molto complicate, c'è Antun, certo, che ha dimostrato già nella sua storia di essere molto uno elevate, particolare. Più che complicate. Ho capito, però l'Inter dice, se tu non hai alternative all'altezza nostra, perché io ti devo alzare l'offerta? Io sono coperto. Però l'Inter ti dice, noi ti vogliamo. Però fai anche tu un passo adesso verso, verso l'Inter, per quanto dici, se non l'ha fatto con la Juve, per quanto Juve riguarda le ho capito, e l'ha persa. Adesso cosa vuole perdere? Pure la quest'altra chance. È probabile. Allora Marotta ha parlato, sta sbagliando lui, sta sbagliando il suo ma prima o poi ti ha rendi conto. Ha sbagliato lui a prendere quel le convergenze, ha parlato di convergenze Marotta. Le convergenze sono una, questa, la trattativa su cui non c'è ancora l'accordo col suo, diciamo, entourage. E la sì, ho capito, ma gli altri ancora di più non ce l'hanno. Ma siamo al primo, hai detto tu che siamo al 2 luglio. Sì, ma l'Inter è coperta in attacco, se finisce oggi il mercato l'Inter ha 7 punti per vendere. E allora che la seconda convergenza infatti qual è? E sono le uscite, però su Pinamonti si sta lavorando su quello, su Sanchez ci dovrà essere la buona uscita, ma lui deve trovare la squadra. Su Gico Correa invece tutti e due ad oggi sono, diciamo, portati a pensare alla permanenza, però ovviamente se si sblocca Dybala, e si può sbloccare solo dopo Pinamonti e Sanchez, non dopo Gico e Correa, in quel momento il ritiro, l'allenatore, la società va dal prescelto, se non ci sono offerte per nessuno dei due, anche se ci potrebbe essere la Juve su Dzeko, su Correa, ovviamente prestiti, e gli dici guarda che tu non giocherai mai, rimani sotto contratto con l'Inter, qua è inutile stare, e quindi in quel momento spingi il giocatore. Ad oggi l'Inter però questo discorso a Correa non l'ha fatto, perché se non hai in mano Dybala, perché glielo devi fare? Ma è preferibile tenere Dzeko o tenere Correa? Per me Dzeko, perché Correa potrebbe andare in prestito e quest'anno ha fatto molto male, secondo me ha bisogno di giocare con continuità per rilanciarsi. Dzeko senza il mondiale non sarà titolare inamovibile, può rifare, può fare anche una preparazione ad hoc anche a dicembre, sarebbe un'alternativa come voleva fare Conte 3 anni fa con Lukaku, quindi avresti un giocatore che ti rimane anche durante il mondiale. È quello d'allenarti. Che dice Allegri, è quello che dice Allegri, ma infatti secondo me, ecco, poi nascono le occasioni, le opportunità. Ma se la Juventus lo chiede, secondo me ci sono fatemi possibilità. Fatemi sentire Marcello, che ha detto io ho una certa idea su Dybala. Qual è questa idea, no, Marcello? Vabbè, la mia idea è che lui vuole guadagnare tanti soldi, perché francamente trova inconcepibile che non riesca ad avere più soldi di quelli che prendeva la Juve. È il primo caso di uno che si libera a zero e va a guadagnare meno. Ma vuole tanti soldi, vuole una squadra che faccia la Champions, vuole il posto da titolare, quasi da titolare, e quindi, cioè, francamente ci sono tante discriminanti. Il discriminante maggiore nei confronti dell'Inter è che a un certo punto lui ha iniziato la trattativa con Marotta, no? Si erano anche quasi messi d'accordo, sembrava imminente, ha parlato anche con Zanetti, ma il discriminante è stato Lukaku. Cioè lui quando ha capito che l'Inter era più interessata a Lukaku che a lui, che a Lukaku gli dà un mucchio di soldi e a lui invece vuole risparmiare, che Lukaku è titolare e lui no,
francamente due conti ho cominciato a farsi, a dire oh mannaggia, e vengo qua e alla fine che dovevo essere il numero 10 di questa squadra e poi alla fine non gioco e guadagno anche meno. Guarda che l'arrivo di Lukaku, perché ha dato questa impressione all'Inter, a tutti, che comunque ci tenesse più, certo, di Lukaku che a Dybala, al di là di Sanchez che si deve andare via, di Correa che deve andare, di Vidal eccetera, di tutti questi. Ma cioè infatti, tu comunque uno a parametro zero tu lo prendi, ma infatti Marcello è la situazione paradossale di Dybala, che sta per rinnovare con la Juve e gli arriva Vlahovic, sta per andare all'Inter e gli arriva Lukaku. Cioè, al Milan non è arrivato nessuno. Poi del Milan parliamo. E poi scusami, un'altra. Vlahovic è arrivato dopo che ormai la Juve ci aveva pensato e ripensato su Dybala, ha detto basta, certo, chiudiamo. Qui invece una storia tutta da cominciare. Marotta gli ha fatto una certa prospettiva, gli ha fatto vedere una certa prospettiva, che alla fine però non si è rivelata tale, perché l'Inter ha puntato più su Lukaku che su di lui. Poi fra parentesi, prendere Dybala comunque rappresenta uno a parametro zero, a 29 anni, premesso che ha fatto più partite lui nelle ultime tre stagioni rispetto a Pogba, lo dicono le cifre, e tu lo prendi, gli fai anche 4 anni a una cifra equa, giusta, sono d'accordo assolutamente con l'Inter che dice stai calmo perché... Quindi in teoria dovresti essere ancora più d'accordo con il Milan e poi ne parleremo con assolutamente Paolo. Gli fai 5x4 più eventuali bonus. Dopo 2 anni tu hai ricostruito, se tutto va bene fisicamente, perché giocatore tecnicamente non si discute, un giocatore, e magari lo rivendi a 20 milioni. Perché lì, visto che parliamo di calcio sostenibile, di situazioni più oculate, al di là dell'operazione, per carità, Lukaku, però Dybala è veramente un affare per quelle che sono le prospettive di una logica del giocatore. Certo, anche perché lui, scusami Marcello, ha avuto solo un grave, un infortunio importante. Il post-Covid. Il post-Covid è stato lungo. COVID, però da punto di vista muscolare. Poi a me sembra che ancora... i suoi gol li fa, poi bisogna, appena sentiva bisogna una fitta usciva con le lacrime agli occhi, il giorno dopo faceva tutte le visite possibili e il medico diceva ma per me sta bene, cioè, Marcello non è mai stato il suo giocatore preferito, però adesso non mi dite che tutto il mondo Juve gira le spalle alla storia di Dybala con la Juve. Che cosa ti ho sempre detto? Io personalmente, come la stragrande maggioranza dei tifosi, ci affezioniamo al giocatore. Mai. Se il giocatore è di talento... Hanno fischiato Agnelli il giorno dell'addio perché se ne andava Dybala. Non solo per quello, ci sono tante cose dietro ai fischi. Però c'era soprattutto i ragazzi, tanti ragazzi che hanno iniziato magari a tifare la Juve con Dybala dal 2015, ma sì, ti sto sono dicendo, affezionati. Però poi alla fine, soprattutto in questi 2 anni, ha dato il chiaro segnale di avere poco carattere. È stato male. Di non caricarsi mai la squadra sulle spalle. Cioè, questo, se veramente fosse un top player, dovrebbe fare quello che ho appena detto. Lui non l'ha fatto, ha avuto problemi fisici. Questo mi preoccupa ulteriormente. Poi ne parliamo.